La biobanca del progetto Molisani, Molibank, contiene quasi 1 milione di campioni conservati in azoto liquido. Questi campioni vengono dai 25.000 soggetti molisani che fanno parte dello studio Molisani e sono conservati in due batch separati proprio per essere pronti a qualsiasi evenienza ed avere un replicato di tutto lo studio. Perché tanti campioni? Per avere la possibilità nel tempo di studiare proteine che sono presenti nel sangue e che possono predire il rischio futuro di malattia. I campioni da soli non avrebbero nessun senso se non fossero appaiati a tutti i dati clinici di abitudini di vita, di abitudini alimentari che abbiamo raccolto dai partecipanti allo studio Molisani. Quando mettiamo insieme questi dati derivati dalle informazioni con i dati derivati dall'esame biologico dei nostri campioni, abbiamo una ricchezza inestimabile per formare quella che oggi viene chiamata la medicina predittiva, che è la medicina del futuro. Cercare cioè di fare un quadro peculiare di ogni persona del suo rischio di sviluppare malattia in futuro e, nel caso abbia la sua malattia, dell'evoluzione e delle terapie necessarie a questa malattia. Alla mia spalle vedete i contenitori o tank del progetto Molisani. All'interno sono contenuti i campioni, i numerosi campioni che abbiamo raccolto durante le fasi di reclutamento del progetto. Questo contenitore è organizzato da 4 differenti settori. All'interno di ognuno di questi settori sono contenuti 35 tubi. All'interno troviamo degli spicchi colorati. Ognuno di questi colori corrisponde ad un paziente. All'interno di questi spicchi sono contenuti dei tubicini colorati essi stessi e a ognuno di questi colori corrisponde ad un liquido biologico che noi abbiamo raccolto dal campione. Conservare questi campioni in biobanca, cioè ad una temperatura di meno 196 gradi centigradi, significa poter avere a disposizione per noi e per tutta la comunità scientifica per un periodo di tempo illimitato un numero elevatissimo di campioni che possono permettere di affrontare e rispondere probabilmente a tante problematiche di tipo clinico. La biobanca del progetto Molisani è entrata da alcuni anni a far parte del nodo italiano che rappresenta una rete di varie biobanche di popolazione in Italia. Questo nodo è a sua volta collegato ad una rete europea delle biobanche, anche con collegamenti con il Canada e gli Stati Uniti. La possibilità di collegare queste biobanche è molto importante sia ai fini scientifici che legali ed etici che si pongono in questa conservazione del materiale biologico e rappresenta dal punto di vista scientifico un vantaggio enorme per la ricerca di nuovi biomarcatori delle malattie croniche degenerative e per affrontare sempre meglio il problema della medicina personalizzata. Il progetto Molisani, iniziato nel 2005, è uno studio di 25.000 persone che permette una fotografia sempre aggiornata della nostra popolazione e quindi ci sta dando una serie di informazioni molto interessanti sui fattori di rischio e di protezione delle malattie più importanti cardiovascolari, i tumori e le malattie neurodegenerative. Lo studio Molisani ha permesso di consacrare in maniera definitiva l'importanza della dieta mediterranea nel mantenere un buono stato di salute. I dati che abbiamo ottenuto dal progetto Molisani confermano
che questo modo di vivere, questo modo di alimentarsi costituisce una garanzia e un argine contro le malattie più importanti del nostro secolo. E un terzo punto da non trascurare è che il progetto Molisani sta contribuendo alle conoscenze di medicina in tutto il mondo, perché con i suoi migliaia e migliaia di dati ha contribuito recentemente a stabilire la prevalenza del diabete nel mondo e anche la distribuzione e la prevalenza dell'obesità.